ancora l'ora di pranzo. Di là c'è una persona che chiede di lei. Di me? E chi è? Qualcuno che dice di conoscerla. Un certo piccioncino. Ah, non ci posso credere, dice che sorpresa! Bene, è già entrato. Ciao, Monica. Può anche lasciarci, grazie. Con permesso. Potrebbe chiudere la porta, per favore? Sì, certo. La ringrazio. Non vorrei disturbarti. Non credo ai miei occhi. Quanto tempo. Mi riconosci che allora? Che sorpresa, è una gioia rivederti. Come te la passi? Ecco, insomma. Cos'è? Ti sei imbombolato? Sveglia. No, scusami, il fatto è che non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa. Ecco tutto. Figurati. Si ricorda sempre con tanto piacere, un caro amico. Avanti, siediti, raccontami come va. Come hai fatto a trovarmi? Veramente io lavoro qui alla casa editrice. Tu sei impiegato qui? Già. Alla casa editrice? Mm-hmm. Davvero? E da quando? Esattamente da quando ci siamo lasciati. Tu hai cambiato quartiere e io sono rimasto. Poi sono venuto a sapere del tuo matrimonio. Ti assicuro che non riuscivo a crederci. Certo, tra noi era molto diverso. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente. Ma pensavo che saremmo tornati insieme, che un giorno avremmo finito con lo sposarci. E invece è andata così. È la vita. Ma come sta tua madre? Ah. È sempre grassa come allora? Sì, è come. Dici davvero? Che simpatica, mi ha sempre messo allegria. E i tuoi genitori? Anche loro non sono cambiati, tali e quali. L'altro giorno ero rimasta a casa perché avevo la febbre alta e un mal di gola terribile. Mi sentivo uno straccio e per caso ho acceso il televisore. Stavano trasmettendo il passaggio delle consegne qui alla casa editrice. Ti ho vista ed eri bellissima. Mi hai visto? Si notava molto quanto era a disagio. Ma dimmi, in che sezione lavori qui alla casa editrice? Non vedi, faccio il meccanico, come sempre. Ah, Monica, cara, sei arrivata veramente in alto. Più ti guardo e... Inoltre pensavo che non mi avresti ricevuto. Ma su, Luigi, non esagerare. Ma sì, adesso. Sì, invece, ancora non ho capito dove ho trovato il coraggio per arrivare fino a qua. Poi ce l'ho fatta ed eccomi di fronte a te. E ora dovrei dirti tutte quelle stupidaggini che escono dal cuore di un uomo che in questi anni non ha mai accettato di averti persa. È acqua passata. Monica, ti ritrovo così bella. E sei la stessa ragazza semplice. E se non sbaglio sei vedova, no? Dai, Luigi, questo che cosa c'entra? No, scusami, io non so parlare bene, ma lasciami spiegare, per favore. Perché oggi ho l'occasione di dirti una cosa che ho tenuto nascosta per molto tempo. Va bene, allora. Che cosa mi vuoi dire? Ecco, vedi, io sono certo che ti sei sposata soltanto per interesse. Hai finito, Andrea? Pranziamo insieme? No, ti ho già detto che non posso, Simona. Ma puoi annullare l'appuntamento? Non mi sembra il caso che tu dia eccessiva importanza alla tua amichetta. Ti prego di avere più rispetto per la mia segretaria e poi non ho un appuntamento con lei. Ah, no? E con chi, allora? Con Monica Morelli. Sta attento, Andrea. Molto attento. Stai facendo un gioco piuttosto pericoloso, nel quale corri il rischio di perdere. E lei, invece, ha l'opportunità di vincere. Perché dici questo? Perché Monica Morelli, anche se non sembra, sa quello che vuole. E sa anche come ottenerlo. Tu, invece, ti stai facendo coinvolgere, come dire, non da un vero sentimento, ma solo da una forte attrazione che neanche tu riesci a spiegarti. Conquistala. E quando ci sarai riuscito, sarà finito tutto. E se non fosse così? Ho molta paura. Ho paura di bruciarmi col fuoco. Potrebbe essere pericoloso. Ma devo risolvere il problema. In qualche modo devo liberarmi di questa ossessione. Anche se non sopporto l'idea di essere il secondo uomo della sua vita. Monica, se vuoi possiamo continuare a parlare, però che ne pensi di farlo al ristorante? Adesso, vuoi dire? Sì. No, Luigi, adesso non posso, perché... Vedi, è da poco che ho assunto la mia carica e, come sai, qui c'è molto da fare. Sono piuttosto confusa perché non me ne intendo. E allora... E se dico a mia madre che verrai a farci una visita a casa? Sarebbe contenta di rivederti. Sì, anch'io. Ma preferirei che veniste voi da me.
Come? No, non è possibile. Spiegami perché no, Luigi, che c'è di male? Mia madre e mio padre sono sempre gli stessi. In fondo le uniche cose cambiate sono la casa e il quartiere. Per il resto siamo uguali. Avanti. No, niente da fare. Venendo lì mi sentirei fuori posto. Mi dispiace, che Monica, sciocco. No? È tardi, si è fatta l'ora di pranzo o sbaglio? Facciamo una cosa, riprendiamo il discorso un'altra volta, d'accordo? Perché... Scusami, forse cosa? Ti sto creando problemi. No, ma quali problemi? Non ti preoccupare. È che la tua visita mi ha colto un po' di sorpresa, capisci? Tutto qui. La mia presenza può comprometterti. Oh, no, che dici? Perché dovresti compromettermi? Sei diventato matto. Ah, ho capito. Per me le cose stanno in questi termini, è molto semplice. Tu sei la signora Meia Gomez, proprietaria e mia datrice di lavoro, per cui sì. Devo dimenticare tutto quello che c'è stato tra di noi. Siamo d'accordo, no? Però, Monica, posso promettere a mia madre che presto verrai a trovarla a casa? D'accordo, verrò, ma non so dirti il giorno preciso. Va bene, ci conto. D'accordo? Sì. Oh, mi scusi, sì signora. Non fare lo scemo, non c'è nessuno. È vero, ma devo iniziare ad abituarmi, no? Va bene, allora, c'è una cosa che vorrei chiederti. Quanto guadagni? Guarda, Monica, che non sono venuto per farmi aumentare lo stipendio. Non c'è bisogno che me lo dici, ti conosco. So come sei fatto. Volevo solo sapere se quello che prendi ti basta. Beh, cosa vuoi che prenda un meccanico? Non diventerò certo milionario con quello che guadagno, ma riesco a tirare avanti. Immagino. Allora, quando ti posso rivedere? Veramente non so, te lo farò sapere. Sì. Non dimenticarlo, però. No. Ah, oh, che bello riabbracciarti, è un vero piacere, sono molto felice. Non dimenticare, aspetto notizie. Salve. Non dirmi che sono già le 12:30, Andrea. È così? 12:25. Allora non sono in ritardo, andiamo. Eh? Chi è quel giovanotto? Un caro amico del vecchio quartiere. Ho scoperto per caso che lavora qui alla casa editrice e così è venuto a salutarmi. Gentile, no? Cosa fai? Che c'è? Eravate abbracciati. Ma come due fratelli. Ah, come due fratelli. Certo. In ufficio. La proprietaria che dà confidenza a un dipendente. È un amico. Non vedo il motivo di trattarlo con freddezza e con superiorità. Sbaglio? Ma la gente può pensare male. E allora? Pensi ciò che vuole. Devono abituarsi perché io sono fatta così e non ho nessuna intenzione di cambiare. Andiamo adesso. Davvero sei fatta così? Mi fai sempre la stessa domanda. Perché hai tanti dubbi su di me? Non lo so. Sempre quello sguardo così diffidente. Era il tuo fidanzato? Direi di sì. Certo. Me l'immaginavo. Quanti uomini hai avuto, Monica? No, aspetta un momento. Risale tutto a quando eravamo ragazzi. Quindi non c'è motivo di pensare male. Ora andiamo, sto morendo di fame. Stiamo facendo tardi per colpa tua, non mia. Forza, muoviti. Bene. Dove vuoi che andiamo? Non lo so. Dove preferisci tu? Sul serio? Certo, perché in fondo sei stato tu ad invitarmi. Quindi andiamo dove vuoi tu. No, non voglio responsabilità. È meglio che sia tu a decidere. Bene, allora vediamo. Facciamo un posto fuori città. In campagna. Thank you.
Buongiorno. Non pensavo di trovarla qui. E invece eccomi qui, tutta sola davanti a una squallidissima insalata. Guardi che allegria. Beh, anche se è a dieta, può sempre accompagnare le sue amiche al ristorante. Vuole scherzare? Perché? Non posso, non è possibile. Ma perché? Solo scorrere il menù sarebbe una grande tentazione. Non saprei resistere, chiederei due primi, due secondi, patate fritte e poi un dolce ricoperto di panna con frutta candita e poi il gelato affogato nel liquore. Non potrei resistere, mi farei solo del male. Non posso, no. È vero, in fondo hai ragione. Sì, e allora resto qui con questa tristissima insalata, senza maionese, senza salsetta. È talmente insipida da essere contro ogni tentazione. Ci sono altre cose che possono essere il sale della vita. Il sale della vita? Certo. Oh, no, io non ci credo più. Anzi, sono convinta che siano proprio le frustrazioni a generare le tentazioni in ognuno di noi. E poi si vive una volta sola. E io, alla mia età... Ma che dice? Ma sta scherzando, spero. Lei è una donna ancora giovane. Non è esattamente questo il punto. Ciò che vorrei farle capire è che una donna arriva a un momento della vita nel quale non può superare un certo limite di tempo. Cosa? Sì, per fare quello. Però... non deve pensare male. Ma è proprio così, per fare quella cosa. È esattamente come le ho detto, mi creda. Non mi è chiaro, però... Sì, sì, però io desidero che un uomo mi ami sul serio. Ho bisogno di sentirmi amata, ho bisogno di qualcuno che mi ami. Voglio ancora molte cose dalla vita, voglio anche avere un bambino. È una bella cosa, certo. Sì, certo che lo è, per questo sono così impaziente di vivere tutte quelle cose. L'impazienza del cuore, è un bel romanzo, l'ha letto? No, io non voglio leggere quello che vivono gli altri. Certe esperienze voglio viverle io, sulla mia pelle, capisce? Sì, sì, la capisco benissimo. Sì, però bisogna stare attenti a non fare passi falsi. Ci vuole prudenza, altrimenti possono esserci conseguenze sgradevoli. Sono stufa di pensare alle conseguenze. Sono stufa di essere sempre prudente. Ne ho fin qui della mia verginità. Non ho nessuna intenzione di portarmela fino alla tomba. Ma, signorina Gloria... Mi lasci stare, se ne vada. Mi scusi, la prego, mi scusi. Non so perché le ho confidato queste cose. E poi quasi non ci conosciamo. Quindi che cosa diavolo le può importare? Non è vero, mi piace stare ad ascoltarla. Le confidenze uniscono le persone. Sì, ma noi non ci conosciamo, lei di me non sa niente. Non è necessario conoscere bene una persona per farle una confidenza quando si hanno delle affinità. Se tra due persone esiste qualcosa che... voglio dire qualcosa... Che cosa? Ecco, diciamo... Che cosa? Allora? Glielo dico la prossima volta. Arrivederci, addio. Arrivederci. Che faceva qui Zanetti? Niente di speciale. È entrato un momento e ci siamo messi a parlare, tutto qui. Gloria? Sì? Hai visto Del Barrio stamattina? No, credo che non sia venuto per niente in ufficio. Perché? Credevo che avesse mantenuto il posto che aveva prima, dato che è tanto amico della nostra nuova proprietaria. Laura, io non l'ho visto, non ne ho idea. Chissà che cosa gli è successo, non l'ho visto. Senti la sua mancanza? Io moltissimo. Potrebbe essersi offeso per quello che è successo. Del Barrio non ha per niente un carattere facile, è molto particolare. Buongiorno, Gloria. Come va, cognatino? Sei pronta, Laura? Sì. Andiamo? Dove andate? Andiamo a pranzo da mamma, vuoi venire? No, ma che dici, per carità? La mia cara suocera mi ha fatto preparare delle ottime fettuccine. Ah, le fettuccine. Lei sa benissimo quali sono i miei piatti preferiti. Certo. No, non posso venire, perché se mangio un piatto di fettuccine mi ritrovo un chilo di più sulle cosce domani. Andiamo, siamo già in ritardo. Ho una fame da lupo oggi. Ciao. Ciao. Ci vediamo dopo, cognatina. Buon appetito a tutti. Sarà questa sera. Ho deciso, sarà questa sera. Farò il grande passo. Sì, questa sera. È il mio momento, è il mio momento. È arrivato il mio momento. Così tu sei la nuova galoppina, eh?
Galoppina sarà tua sorella. Io sono la nuova segretaria del proprietario e non fare lo spiritoso. Visto la ragazza come tira fuori gli artigli? Ha stabilito subito le distanze. Da quando hai tanta confidenza con me? Io non te l'ho mai data. No, Vanti, non fare la sostenuta. Siamo qui, nello stesso ristorante, allo stesso tavolo, mangiamo insieme, abbiamo bevuto lo stesso vino. Perché mi parli così? Sfortunatamente, Ninni e Silvana, che vengono sempre a mangiare con me, sono state trattenute in ufficio e io purtroppo mi sono dovuta sedere a questo tavolo. Marilena, non lo dico certo per te, scusami. No, non ti preoccupare, capisco. Insomma, voi due avete deciso di allearvi contro di me. Io volevo solamente essere gentile e scambiare due chiacchiere, nient'altro. Con lei fa come vuoi, ma a me non devi dare del tuo, è chiaro? D'accordo, agli ordini, la lascio stare, non si preoccupi. Ehi, bellezza, senti, io lavoro al magazzino. Mi chiamo Giovanni, Nino per gli amici più intimi. Se non hai nessuno che viene a prenderti all'uscita dal lavoro, io mi offro volentieri come accompagnatore. Non sei uno che perde tempo, eh? Sono un convinto sostenitore dell'antico proverbio che dice chi dorme non piglia pesci. Sei proprio un maschione. Ce l'ho scritto in faccia, si vede, no? Oh, è come se si vede. Che cosa hai detto, scusa? Sulla fronte hai una M, ma non si capisce se sta per maschione o per mascalzone. Insomma, basta, non ci sto a farmi prendere in giro. Stannazzate, stannazzate pure. Vorrei sapere chi vi credete di essere. Per vostra informazione, io ho una donna che da sola è meglio di voi due messe insieme. Lei sì che è una vera donna, immagino. Credetemi. Sì, come no. Scommetto che quando saprete chi è, rimarrete tutte e due senza fiato. Addirittura, chi sarà mai? È fantastica, per voi sarà un colpo sapere chi è. Quel giorno la smetterete con le vostre stupide risatine, perché da quel momento voi mi porterete il massimo rispetto. Quando mi incontrerete mi saluterete così. Oh, che piacere! Signor Giovanni, come sta? All'improvviso diventeranno tutti gentili con me. Ah sì, è veramente tanto importante questa domanda. Certo, ed oltre ad essere una personalità è anche molto bella. Proprio stasera abbiamo un incontro decisivo. Per questo mi vedete così caricato e tanto su di giri. Non vedo l'ora. Certo, certo. Cameriere, per favore, il conto, grazie. Prego, signore. Questo conto chi l'ha fatto? Io, signore. Non sai che chi fa il conto lo paga? Ma veramente? Ah no, sto scherzando, adesso ti pago. Grazie. Stai tranquillo. Pago solo la mia parte, ragazze, perché oggi ho pochi soldi. Tieni. Ecco. Il resto te lo puoi tenere, mangia. Grazie. Bene, io ho finito. Tu mi piaci molto, lo sai. Sei fatta veramente bene, non ti manca niente. Penso che noi due ci rivedremo presto. Ne sono sicuro. Sì. Sai come succede? Da cosa nasce cosa, no? Posso assicurarti che di me non resterai mai deluso. Ti saluto, Jena Riddens. Mi auguro di non dovermi più trovare allo stesso tavolo con te. Ciao, bellezza. Che tipo, eh? Uno dei peggiori. Si vanta di essere un amante rude e aggressivo. Ma a molte donne piacciono questi tipi. A me non piacciono affatto. E poi adesso ho un uomo molto diverso per la testa. Davvero? Già. E chi è? Salve. Ciao, Flavio, come stai? Bene. Cerchi qualcuno? Mm-hmm. Sì, ma non c'è. Ci vediamo, ciao. Ciao. E quello chi è? Quello. Un altro irrecuperabile. Però è un bel ragazzo. Sì, sì, è un bel ragazzo, ma anche poco raccomandabile. Diciamo che Giovanni è la versione più volgare e lui quella più raffinata. Però in fondo sono uguali. Collezionisti di donne. Santo cielo. Mi hai incuriosito. Quale ragazza starà puntando, Flavio? Monica Morelli? Non c'è, signor Flavio. È uscita per il pranzo. Al ristorante qui di fronte non c'è? No, signore. L'ho vista uscire in macchina con il signor Mejia Gomez. Siamo in campagna, ma tu che ne dici? È grazioso. Sì? Io ho una fame tremenda.
invece io ho sete. Ho una sete da matti. Escono, schiaccio a fondo l'acceleratore e le investo a tutta velocità. Questa volta la vedovella non mi scappa. La faccio secca. Le giuro, Irma, che quella donna l'ammazzerei. L'ammazzerei con le mie mani per essersi messa tra me e Andrea. Per favore, Teresa, non dire queste cose. Non parlare così. Saresti capace di commettere un omicidio? Ma che omicidio, Irma? È solo un modo di dire. Mi prende per un'assassina. Ti sei espressa in un modo, figliola, da farmi pensare. Si rende conto di come mi sento in questo momento? Mi sento trascurata, sola, completamente abbandonata. No, Teresa, ti sbagli. Io credo che tu non abbia capito bene, no, perché Irma, lui... No, per favore, ho capito benissimo, invece. Andrea mi ha lasciato, no. Mi ha escluso dalla sua vita. E sa perché l'ha fatto? La ragione per cui mi ha lasciato? È stato per colpa di Monica Morelli. O per meglio dire, della vedova di Meia Gomez, giusto? Ma com'è possibile? Io non riesco a capirlo. Com'è possibile che Andrea si sia innamorato della moglie del padre? Certo, capisco che ormai lui è morto, ma è stato suo marito, no? Un altro fatto incomprensibile è che questa ragazza voglia sedurre il figliastro. E che il figliastro ci stia. È un sacrilegio, una cosa inconcepibile. Irma deve dirmi una cosa. Com'è questa ragazza? È graziosa? È attraente? Bella? Insomma, com'è? Come dire... Secondo me è una ragazza normale, come tante. Sì, è piuttosto graziosa. Devo riconoscere. È anche intelligente. Forse in un certo senso è un po' stupidina, però... Andrea piace molto. Oh, Teresa, ma che domande mi fai? Non mettermi in questa situazione. Ma cerchi di capire. Quella ragazza è la mia rivale e io devo assolutamente usare tutte le armi possibili per poter lottare contro di lei. Questo è l'unico modo che ho per poter recuperare l'amore di Andrea, non lo capisce? Io devo sapere tutto, sì, perché devo distruggere tutto quello che esiste tra loro, è chiaro? Ti sbagli, perché non c'è niente da sapere, te lo assicuro. Non esiste assolutamente niente tra di loro. Ti dico di no, Andrea sa benissimo che sarebbe assurdo, impossibile. Lei ne è sicura? Una cosa del genere sarebbe una follia. E Andrea se ne renderà conto. Deve rendersi conto della realtà di questa situazione. No, 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 non preoccuparti, Teresa, non succederà nulla, vedrai. Io sono sicura che non può succedere nulla, non mi sbaglio su Andrea. Che buon caffè. È un localino davvero delizioso. Hai fatto una buona scelta. Come volevi tu, un posto molto tranquillo. È affascinante. Sul serio? Beh, adesso non esageriamo. Probabilmente esagero perché mi sento un po' ubriaca. Sì. A causa dell'allegria. Del vento. E del buon vinello. Hai sonno? No, no. Solo che mi si chiudono gli occhi. Io prendo un altro caffè. E tu? Sì, va bene, anch'io. Cameriere?
Ehi! Mi dica. Altri due caffè, per favore. Arrivano subito. Ecco, tenga. Grazie. Ti ho punto. No, no, credevo fosse stato un muscerino. Ah, sai controllarti bene, salti immediatamente. Sì. Mi hai colto di sorpresa e ho reagito così. Ho molto sonno, sono mezzo addormentata. Allora dormi con gli angioletti. Non deve essere solo il sonno, forse dipende tutto dal fatto che sono un po' brilla. Che fai? Niente. Senti, ti va di parlare? Di cosa? Di tutto. Non voglio responsabilità, però. Dico sul serio. Ecco i caffè. Sì, di a me. Ok, grazie. Bene, vediamo se col caffè ti passa la sbronza. Coraggio, ti aiuto io. Un sorso di caffè e ti riprendi subito. Su, bevi. Va meglio? Buono? Sai? Che? Te lo posso dire? Di quello che vuoi. Se mi dai il caffè con le tue mani, mi piace di più. Sì? Sentiamo. È vero? A me sembra uguale. No, è completamente diverso. Allora dammelo con le tue mani. Ah, sì. Avanti. Senza versarlo, però. Allora, adesso com'è? Squisito. Ah, squisito. Da bambina dicevo sempre squisito. Sì, sì. E come mai? Perché quando passava il gelataio gridava forte, squisito. Sì. Così quando mi piaceva qualcosa dicevo squisito, squisito. E un'altra cosa, ha questa brutta mania di alzare sempre il mignolo. No, no, per favore, non trattarlo male, quel povero mignolo, fammi vedere. No, perché? Voglio dargli un bacino. Un bacino? Non si può maltrattare così un povero mignolino. Cosa dicevi? Anzi, cosa stavi per dire? L'ho dimenticato. Sì. Ti posso fare una domanda? Come stai con me? Adesso? Sì. In paradiso. E prima con lui? Lo amavi molto? Credo di sì. Non ne sei sicura? È che è finita così male. Io... Hai nostalgia? Lo pensi spesso? Ti interessa tanto parlare di questo argomento? No, 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 era solo una domanda. Per favore. Come vuoi. Vorresti innamorarti un'altra volta? Sì. Di Flavio, per esempio? È stato gentile con me, però no. Hai paura di me, vero? Sì, è vero. E ti metto in imbarazzo? È vero. E quando mi hai mentito, lo hai fatto perché avevi paura? Scusa. Non è niente, non è niente. Tanto noi non diciamo nulla al cameriere. Forse se ne accorgerà. Shh. Si è bagnata la tovaglia. Ecco, brava, così la macchia non si vede.
Ti ripeto la domanda. Quando mi hai mentito, l'hai fatto per paura o per vergogna? Sembra un interrogatorio di terzo grado. Oppure è come nei film, quando il paziente è sul lettino dello psicanalista. Io mi dovrei distendere sul lettino, no? Ah, smettila! No, non soffiare. Questo del soffio cos'è? Un gioco nuovo? Non ti piace? Sì, sì, però... Per favore, adesso smettila! Ti dà fastidio? Sul serio? No, ma adesso basta. D'accordo. Bravo. Continuiamo a parlare, allora. Sì. Ok. Ti avevo chiesto se ti piacerebbe innamorarti un'altra volta. Sì. Ma di Flavio, no? No. Di quel tuo amico? Forse di quello, sì. Piccioncino. Piccioncino, sì. No, nemmeno di lui. E di me? Aspetta, Monica. No. Ti prego, non fare così, no, sta buona. Diretta, è aspetta, meglio che per ce favore. Ora fammi tu una domanda. Quale? Chiedimi se la mia violenza e la mia rabbia erano per amore. Chiedimi se in realtà io ti amo. Pronto? È la casa editrice Estrella? Mi scusi, ma non sento. Ah, adesso sì, buongiorno. Senta, mi faccia un favore, potrebbe passarmi l'ufficio della signora Meia Gomez, della proprietaria, della signora Monica? È uscita? Ah, che peccato. E lei per caso non sa dove è andata? Siamo di un'agenzia pubblicitaria interessata a fare un grosso lancio tramite la vostra rivista. Sì. No, no, non si preoccupi, richiamerò più tardi. Mm-hmm. Sì, non è il caso, penserò io a richiamare. Arrivederci. La situazione nella zona meridionale continua ad aggravarsi. Secondo quanto è stato riferito da fonti ufficiali governative, le attività prive di scrupoli dei cercatori di diamanti stanno provocando pericolosi squilibri nell'ecosistema della regione. La popolazione di alcuni villaggi è stata costretta a trasferirsi a causa della deforestazione indiscriminata. Per quanto riguarda la situazione internazionale, un'agenzia... Pronto? Ah, sei tu. No, purtroppo ancora niente. Ho acceso la radio sperando di sentire la notizia. No, no, questa volta me lo ha assicurato. Lui mi ha detto che non ci sarà il minimo errore. Ha preso questo impegno. Il nostro uomo è più che sicuro. Non si sbaglierà, vedrai. Due ore. Sono entrati nel ristorante da più di due ore. Ormai dovrebbero uscire da un momento all'altro. Meglio stare pronti. Su, chiedimelo, Monica, ti prego, non avere paura. No, no, Andrea... Se tu non me lo vuoi chiedere, allora te lo dico io. No, no, per favore. Invece sì, devi ascoltare. Andrea, ti prego, non continuiamo a discutere, ora vattene, lasciami qui da sola. Perché dovrei lasciarti perché sola? Perché ho bisogno di stare un momento da sola. Ma perché? Sì. Sei davvero tanto confusa. Sì, per favore, vattene, adesso ho una gran confusione in testa, ti prego. Ti ha fatto male quello che ti ho detto? No, non mi ha fatto male. Non mi ha messo a disagio. Io non penso a me, ma ora penso a un'altra persona. Più importante di noi due. E che faremmo soffrire molto. Perché soffrire? Perché per tua madre sarebbe un gran dolore. Lei questo non potrà accettarlo. E non lo accetteranno neanche i Meia Gomez. E nemmeno i miei genitori. Nessuno capirebbe. Dove sei andato? Eravamo a tavola, stavamo parlando e all'improvviso sei sparito. Dovevo fare una telefonata. Era tanto urgente? Come mai? Nessun segreto, amore mio. Una telefonata al meccanico per fargli controllare la macchina.
Non hai sentito che il motore perdeva colpi? Allora ho chiamato il meccanico per fissare l'appuntamento. Il caffè è diventato freddo. In questo periodo mi sono abituato al caffè freddo e alla mancanza di tante cose. Visto che la mia cara mogliettina non si preoccupa di me. Quanto sei contento di fare la vittima. Ma su, tesoro mio, non discutiamo inutilmente. Perdonami. Questi piccoli rimproveri non sono altro che proteste d'amore. La mamma dov'è? Non lo so. In camera sua, probabilmente. Torniamo alla casa editrice. Prima vado a salutare tua madre. Dopo andiamo via. Ciao, Flavio. Ciao. Ti abbiamo aspettato. Ma sì? Hai pranzato con una delle tue fiamme? Ne avevo l'intenzione, ma purtroppo non ci sono riuscito. Comunque la ragazza che cercavo non è una delle mie fiamme. Lo vorrei tanto. Allora deve essere una che ti interessa veramente. Non capisco che mi sta succedendo con quella ragazza. Vedi, qualcosa che non avevo mai provato. Puoi confidarti con tua sorella? Lei mi rende nervoso. Io la penso continuamente. Ho voglia di vederla, sentirla. Voglio che mi guardi con i suoi occhi dolci, che sono allo stesso tempo maliziosi e innocenti. Maliziosi e innocenti? Non ti sembra una contraddizione? Forse, però lei è fatta così e mi piace. Non so che cos'ha di speciale, ma la verità è che ne sono affascinato. Secondo te è vero amore? Sei tu a chiederlo a me, con la tua esperienza. Solo di avventure. Perché vedi, un amore vero io non l'ho mai avuto. In realtà non ne so niente. Ma stavolta ho il presentimento che sia arrivato. Ah, ma allora è una cosa seria. Per me è talmente seria che ho paura che qualcuno mi abbia preceduto e stia vincendo la partita. Anche se a lume di logica questo sarebbe impossibile. Senti, Monica, noi dobbiamo cercare di essere egoisti e dimenticare completamente gli altri. Dobbiamo pensare solamente a noi stessi, a noi due. Non dire così, Andrea. Ora parliamone sinceramente. Che cosa provi per me? Che cosa senti? Supponiamo che sia amore. Monica. Sarebbe un amore colpevole e proibito. Un amore condannato. Non ti rendi conto? Lo rifiuterebbero tutti. E se fosse un segreto? Un segreto soltanto fra te e me. Io non saprei amare in segreto. Devo amare alla luce del sole. Per il momento. Nasconderlo soltanto al principio. A noi non è permesso. Ma non ha importanza. Sì. Andiamo. Dove? Andiamo. Aspetta, Andrea. Che cosa farai? La tua borsa. Andrea, ti devi convincere. Andiamo. Il nostro è un sogno impossibile. Non ci voleva. Ritardano troppo. A questo punto dovrebbero uscire. Vieni fuori, su. Esci da lì, biondino. Che vuoi fare? Forse tu sai o intuisci che fuori ti aspetta la morte. Eccoli là.